I bozzoli di Alice Padovani riempiono di luce e stupore la vetrina del Mimumò, una installazione unica e particolare come lo sono i materiali con cui lavora Padovani, che da anni usa involucri di coleotteri e insetti per dare vita alle sue opere. Il genio misterioso della natura e l'estro luminoso dell'artista. L'opera si intitola Cocoon, si tratta di un'installazione composta da diversi steli di ferro alla cui sommità ci sono delle uova, o meglio, sembrano uova, ma sono bozzoli creati dalla natura, cioè sono costruiti letteralmente dagli insetti che li hanno abitati per un certo periodo di tempo e dove hanno fatto la metamorfosi. Io semplicemente mi sono limitata ad accogliere questa grande bellezza che è effettivamente naturale e l'ho in qualche modo preservata dal tempo, e stabilizzata, e in qualche modo l'ho ricoperta di foglia d'oro all'interno, un po' per rendere metaforicamente l'importanza e la preziosità di questa stanza, che è effettivamente la stanza della metamorfosi, dove avviene uno dei cambiamenti più radicali che esiste nel mondo, nella natura. L'opera si chiama Cocoon, ovvero tradotto bozzoli, e parla effettivamente dell'idea del cambiamento e dell'assenza, ovvero di quello che lasciamo quando cambiamo. Lasciamo qualcosa sempre, una pelle, un guscio, che è in qualche modo l'origine del nostro essere, dei nostri ricordi, e quest'opera parla di questo in qualche modo. Sono su degli steli come se fosse un campo di speranze e promesse. Sì, si può anche dire così, c'è chi ha riconosciuto in qualche modo dei fiori stabilizzati, sigillati, secchi, in qualche modo una natura morta, se si vuole, ma sì, di fatto sono stanze di assenza, è un'opera in cui non c'è più l'aspetto della natura, la natura se n'è andata e ha lasciato qualche cosa che è rintracciabile appunto nell'idea di metamorfosi. Poi la metamorfosi è appunto un concetto molto profondo anche per noi. In questo periodo in particolare mi sembra di parlare di cambiamento, di metamorfosi, di stato, di pensiero, di modalità di vita, è molto importante, per cui mi piace anche il fatto che quest'opera sia qui in questo momento, diciamo così, di ripartenza anche per la città in questo progetto che è davvero interessante di arte diffusa. A fare da cornice all'installazione è il Mimumò, piccolo gioiello da Guinness nel cuore di Monza. Mimumò, micromuseo, Monza. 229 metri quadri, nel 2014 era il più piccolo del mondo. Sempre aperto, cosa vuol dire sempre aperto? Che è sempre visibile, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Passati giovani, giovanissimi, talenti, ex talenti, hanno avuto successo, e poi ricordo volentierissimo Alessandro Mendini e l'amico Fiorucci, che purtroppo ci hanno lasciato. Due geni, però ci hanno lasciato una grossa testimonianza in fatto d'arte e in fatto di umanità.